Buonasera e bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura, come ogni sera, ormai il bollettino aggiornato di questa emergenza che in Abruzzo si mantiene costante perché l'aumento del numero dei contagiati oggi è di altre 65 unità, dunque in linea con il giorno di ieri. Decresce il numero dei pazienti in terapia intensiva, mentre i deceduti salgono a 153. Vediamo il resoconto con Jacopo Forcella. In Abruzzo dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati registrati 1628 casi positivi al Covid-19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, anche attraverso l'Istituto Zooprofilattico di Teramo. Rispetto a ieri, dunque, si registra un aumento di 65 nuovi casi. 354 pazienti sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 62 in provincia dell'Aquila, 77 in provincia di Chieti, 125 in provincia di Pescara e 90 in provincia di Teramo, 71 in terapia intensiva, 14 in provincia dell'Aquila, 15 in provincia di Chieti, 31 in provincia di Pescara e 11 in provincia di Teramo, mentre gli altri 931 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 153 pazienti deceduti. 119 invece sono i guariti, di cui 103 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid-19 sono diventati asintomatici e 16 che hanno risolto i sintomi dell'infezione sono risultati negativi in due test consecutivi. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 12.837 test, di cui 7.801 sono risultati negativi. Nel totale viene considerato anche il numero degli esami presi in carico e tuttora in corso. Del totale dei casi positivi 174 si riferiscono alla ASL Avezzano sul Mona L'Aquila, 317 alla ASL Lanciano Vastochieti, 700 alla ASL di Pescara e 437 alla ASL di Teramo. Dei 65 casi positivi al Covid-19 registrati oggi, 7 fanno riferimento alla ASL Avezzano sul Mona L'Aquila, 6 alla ASL Lanciano Vastochieti, 32 alla ASL di Pescara e 20 alla ASL di Teramo. Il dato riguarda la presa in carico dei pazienti e non coincide necessariamente con la loro residenza anagrafica, in quanto ci sono pazienti residenti in una provincia che sono in cura in una diversa ASL provinciale. Inoltre, per ragioni cliniche, ci sono pazienti che sono stati trasferiti da un ospedale all'altro, anche in presidi di ASL differenti. E adesso andiamo ad ascoltare un ampio intervento del professor Giustino Parruti, direttore dell'unità operativa complessa di malattie infettive dell'ospedale di Pescara, che parla della sperimentazione del tocilizumab nei pazienti che non presentano sintomi gravi, farmaco che dice sta dando buoni risultati. Nel nosocomio di Pescara lunedì aprirà un reparto di riabilitazione dei pazienti Covid che escono dalla terapia intensiva, mentre si moltiplicano gli sforzi per la terapia precoce sul territorio. Sentiamo questo intervento via Skype di Giustino Parruti. Siccome c'è un'evidenza preliminare che gli antivirali dati precocemente funzionano, l'OMS ha detto ok, proviamo a randomizzare città per città, stato per stato, un numero di pazienti che lo fa e un numero di pazienti che non lo fa, proprio per vedere quanto ci sia differenza. Quindi è uno studio molto importante dell'OMS a cui abbiamo pensato di aderire. Comunque, quello che abbiamo l'impressione è che la terapia fatta sul territorio serva precocemente. L'altra cosa molto importante che sta aiutandoci a un pochino svuotare sia le rianimazioni che i reparti è precocemente è il fatto che il tocilizumab, questo farmaco inibitore dell'interleuchina 6, che è stato ipotizzato inizialmente come utilizzabile per la riduzione della gravità della polmonite interstiziale nei casi sintomatici avanzati, noi, insieme a un altro gruppo di centri italiani, abbiamo provato a usarlo un po' prima, cioè l'abbiamo messo a una dose più bassa in pazienti con un'evidenza di polmonite importante, diciamo più del 20% del polmone preso, dei polmoni preso, e con un'evidenza già di iniziale peggioramento. A queste persone, non più in là, cioè quando ancora non erano in rianimazione, quando ancora non avevano nemmeno la ventilazione invasiva, ma stavano mostrando il trend verso il peggioramento, abbiamo fatto. Per cui abbiamo appena chiuso la prima analisi di 44 pazienti trattati con
su prescrizione omogenea, perché l'abbiamo fatta io e l'altra collega, quindi con tutti gli stessi criteri, quindi nessuna controindicazione, più del 25% del parenchima polmonare preso ed evidenza di iniziale progressione del danno polmonare, abbiamo avuto un peggioramento ulteriore solo in 6 pazienti. Quindi su 44 solo il 14% è peggiorato, l'86% è un bel numero, è decisamente migliorato. Noi abbiamo 6 pazienti che sono ancora intubati, ma sono stati tracheostomizzati, sono svegli e sono stati collocati in una unità nuova che nasce ufficialmente lunedì col suo inizio attività, che è la Winning Unit, l'unità di spezzamento, dove, non essendoci la possibilità di mandare in riabilitazione questi pazienti, ci stiamo inventando la riabilitazione dentro l'unità. Quindi ringrazio anche la direzione sanitaria che ha dato molto spazio a quello che abbiamo chiesto, quindi abbiamo coinvolto il direttore dell'unità di riabilitazione, il dottor D'Aurizio, che ci ha dato il distacco di una sua unità di personale, 2 fisioterapisti a tempo pieno, 1 locopedista a tempo pieno, e porti delle immagini della Maiella che si vedono dalle finestre del 6° piano alla ovest, queste persone saranno riavviate, riaccompagnate, non essendo trasferibili, a una fase riabilitativa già dentro, diciamo, una porzione della riabilitazione. Abbiamo iniziato già la lista dei potenziali donatori, perché ci sono dei criteri molto protettivi, diciamo, per i riceventi. Quindi abbiamo già una bella lista di persone che potrebbero donarci il proprio plasma qui a Pescara. Io spero, ma insomma non voglio, ma spero che per la settimana dopo Pasqua iniziamo questo trattamento, che sembra essere, anche qui dovremo capire dove collocarlo. Io credo che sarà collocato proprio all'inizio del trattamento di rianimazione, cioè quando si entra in rianimazione, visto che gli antivirali ben poco servono a quel punto e bisogna mitigare invece l'eccesso di risposta infiammatoria, gli anticorpi neutralizzanti che stanno nel plasma dei donatori, secondo me, saranno una scelta di spessore eccezionale. Io sono molto fiducioso nel contributo che anche questa cosa potrà dare. Le strutture come quella che stiamo realizzando serviranno a lungo, perché queste malattie emergenti e riemergenti avranno colpi di coda importanti fino alla completa immunizzazione. Abbiamo parlato in parte la volta scorsa. L'idea che sta dietro l'inizio di questa cantierizzazione, già da lunedì prossimo, da quello che ho saputo, è un'idea geniale, perché noi abbiamo bisogno il più presto possibile di trasferire tutto il dipartimento medico. La mia idea è di trasferire tutto il dipartimento medico nella Palazzina Rossa in massima sicurezza, pressione negativa, con una unità di diagnosi collegata sempre a... È collegata a tutto l'ospedale. Collegata a tutti i servizi. Esatto. Ma questo ci permetterà di mettere assolutamente in sicurezza tutto. Perché? Perché chi assisterà dentro l'unità Covid continuerà a farlo, come grazie a Dio abbiamo potuto fare nel 6° piano, ma in tutta l'area Covid ci sarà la pressione negativa, quindi non abbasseremo gli standard in nessun modo, e potremo avere una rianimazione dedicata fino a 40 posti, che insomma è una cosa estremamente importante, speriamo di non averne mai bisogno di tutti questi posti, però insomma è una questione di civiltà, una questione di... e poi che darà grande spazio di crescita all'ospedale di Pescara. Perché... Anche i colossi farmaceutici abruzzesi, che rappresentano uno dei settori industriali più importanti della nostra regione, sono al lavoro per trovare una cura al Covid-19. Intanto dalla regione Abruzzo arrivano 5 milioni per l'innovazione tecnologica, il servizio di Giuseppe Dintino. In Abruzzo la ricerca di farmaci e vaccini utili alla lotta contro il coronavirus. Il settore farmaceutico rappresenta un fiore all'occhiello industriale della nostra regione, che negli ultimi 10 anni è cresciuto in termini di esportazioni di ben il 140%. E adesso i colossi nazionali e internazionali che operano in Abruzzo sono al lavoro su una possibile cura. Per un bando di Innovative Medicine Initiative, che è un bando dell'Unione Europea che è molto importante sulla ricerca per quanto
riguarda il coronavirus. Il nostro polo di innovazione Capitan, che insieme a 27 tra università e grandi imprese europee, ha presentato un grosso progetto di ricerca proprio per quanto riguarda addirittura i farmaci e i vaccini, quindi uno studio approfondito su questo argomento. Il progetto che abbiamo presentato noi riguarda l'identificazione di farmaci e composti bioattivi per affrontare le pandemie attuali e future e lo sviluppo di test accurate e ultrasensibili per quanto riguarda per combattere questo virus, ma anche potenziali virus che dovessero presentarsi nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Nelle misure per l'economia varate dalla Regione rientrano 5 milioni per l'innovazione tecnologica, di cui beneficerà il polo chimico farmaceutico, che comprende 59 soci tra aziende, istituti di ricerca e università. Ci sono 5 milioni che vanno a cofinanziare gli accordi per l'innovazione, e gli accordi per l'innovazione sono bandi nazionali del MISE, comprendono pure la ricerca. Noi abbiamo progetti presentati nel bandi accordi per l'innovazione del 2018, 17, 18 e anche il 2019. Siamo in attesa di avere la negoziazione con il MISE. Il fatto che la Regione Abruzzo abbia stanziato questi fondi è un fatto estremamente positivo. Nel mirino anche ulteriori bandi che vadano a sostegno di ricerca e sviluppo. Noi chiediamo che vengano rifinanziati quei bandi di ricerca e sviluppo per i quali l'Abruzzo negli anni precedenti ha avuto dei risultati eccellenti. Ieri sera è stata emanata la circolare del Ministero della Salute che prevede l'implementazione dei test molecolari rapidi per alcune categorie a rischio, tra cui gli operatori sanitari. Allo stato attuale i test sierologici non possono sostituire quelli molecolari per le diagnosi del SARS-CoV-2. Intanto il laboratorio di Pescara a metà aprile potrebbe avere a disposizione il macchinario che consente di analizzare 2000 tamponi al giorno. Il servizio di Andrea Costantini. Sì ai test rapidi molecolari per la diagnosi del contagio da coronavirus con nuove priorità, in particolare verso gli operatori sanitari. Tutto messo nero su bianco nella circolare del Ministero della Salute, che doveva dare risposte sulle priorità delle diagnosi e sulla affidabilità dei test stessi. Si può dunque procedere con i tamponi rapidi nasofaringei che accertano o meno la positività al virus sulla base della rilevazione dei geni virali nelle secrezioni respiratorie. Più cautela invece sui test sierologici, quelli che evidenziano se nel sangue ci sono gli anticorpi che il sistema immunitario ha prodotto per difendersi dal coronavirus, la cui presenza dunque corrisponde ad una positività al SARS-CoV-2. La circolare, sotto questo profilo, raccoglie le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale per la Sanità, secondo cui i test sierologici sono molto importanti nella ricerca e nella valutazione epidemiologica della circolazione virale. Diversamente, come attualmente anche l'OMS raccomanda, per il loro uso nell'attività diagnostica di infezione in atto da SARS-CoV-2 necessitano di ulteriori evidenze sulla loro performance e sulla loro utilità operativa. In particolare, si legge sempre nella circolare, i test rapidi basati sull'identificazione di anticorpi IgM e IgG specifici per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, secondo il parere espresso dal Comitato Tecnico Scientifico, non possono, allo stato attuale dell'evoluzione tecnologica, sostituire il test molecolare basato sull'identificazione di RNA virale dai tamponi nasofaringei secondo i protocolli indicati dall'OMS. Insomma, allo stato attuale i test effettuati sul sangue saranno più utili in futuro per una indagine su quella che è stata la portata generale dell'infezione, quanti ne sono stati colpiti, ma per sapere ora, nel più breve tempo possibile e con grado di certezza elevatissimo, chi è positivo, i tamponi nasofaringei restano lo strumento da utilizzare. Le diagnosi rapide vanno fatte agli operatori
lavoratori sanitari esposti a maggior rischio, compreso il personale dei servizi di soccorso ed emergenza, il personale ausiliario e i tecnici verificatori, per tutelare gli operatori sanitari e ridurre il rischio di trasmissione in ospedale. Per i sanitari si prevede una via accelerata che dà responso entro le 36 ore. Gli operatori dei servizi pubblici essenziali sintomatici, anche affetti da lieve sintomatologia, per decidere l'eventuale sospensione dal lavoro. Operatori, anche asintomatici, delle RSA e altre strutture residenziali per anziani. Indicate infine le persone a rischio di sviluppare una forma severa della malattia e fragili, come persone anziane con comorbidità. Nelle aree in cui vi è ancora una limitata trasmissione di SARS-CoV-2, se si dispone di risorse sufficienti, vanno effettuati test diagnostici in tutti i pazienti con infezione respiratoria. I test non vanno effettuati in assenza di prescrizione medica o ospedaliera. La circolare dà anche il via libera al potenziamento delle attività dei laboratori regionali preposti all'analisi dei tamponi, con ripercussioni anche in Abruzzo. Dalla prossima settimana, annuncia il direttore dell'unità operativa complessa di microbiologia e virologia clinica a valenza regionale della ASL di Pescara, Paolo Fazzi, aumenterà in modo significativo la capacità di eseguire i test. Dai 300 attuali arriveremo a 1000 al giorno. Da metà aprile a regime riusciremo ad analizzare 2000 tamponi in 24 ore. Quando ci arriveremo potremo fare una vera mappatura del territorio, personale sanitario, operatori della sicurezza, forze dell'ordine, ospiti delle RSA, detenuti. Il tutto, conclude Fazzi, riuscendo anche a dare una risposta nel giro di 24 ore. Al momento lavoriamo con delle priorità, dando la precedenza assoluta a chi sta male. Le RSA in questi ultimi minuti, in queste ultime ore, sono sotto la lente di ingrandimento. Si sono registrati casi di positività al Covid-19 nella RSA De Cesaris, struttura privata che si trova a Spoltore. Sono emersi dalle analisi eseguite proprio nelle ultime ore dal laboratorio dell'ASL di Pescara, e riguardano, a quanto si apprende, scrive l'agenzia ANSA, alcuni pazienti ed operatori sanitari. La ASL del capoluogo adriatico sta monitorando la situazione nelle RSA presenti sul territorio. Ricorderete i problemi che si sono registrati a Loreto a Prutino, in un'altra struttura a Pescara a Colline. Entrambi i casi, gran parte degli ospiti, è risultato positivo al coronavirus. I gestori delle strutture sul territorio provinciale, l'azienda sanitaria di Pescara ha inviato una circolare in cui si ribadiscono le misure di sicurezza da adottare. Avete ascoltato anche le direttive che riguardano i tamponi da effettuare. Andiamo a Sulmona. Chiede la zona rossa il sindaco Anna Maria Casini per quello che ad oggi è uno dei focolai più preoccupanti della nostra regione, insieme alla Valfino. La bomba contagi è esplosa nei giorni scorsi nella casa di cura San Raffaele. Sentiamo. Credo che oggi ci siano tutti i presupposti perché anche il nostro territorio, la nostra città, venga considerata zona rossa, per evitare che ci siano quindi dei contatti, appunto il propagarsi e la diffusione del contagio proprio nella nostra città. Ho chiesto al presidente Marsilio di prendere seriamente in considerazione questa ipotesi, e confido anche in una risposta rapida per poter, insomma, rapidamente mettere in sicurezza la città. Marsilio istituisca la zona rossa anche a Sulmona. Sono queste le parole del primo cittadino Anna Maria Casini dopo l'esplosione dei casi di contagio nel comune in provincia dell'Aquila. Abbiamo circa 37 pazienti Covid accertati, di cui 33 tutti provenienti dalla clinica San Raffaele, in virtù di un focolaio che è partito da lì e che, insomma, anche, insomma, con l'aiuto dei sanitari si sta cercando di mettere sotto controllo, ma insomma desta moltissime preoccupazioni. Il focolaio scaturisce da una serie di contagi alla clinica privata San Raffaele. Secondo prime indiscrezioni, il virus sarebbe arrivato a Sulmona tramite una paziente di Teramo, che il 10 marzo scorso è stata trasferita dall'ospedale Humanitas di Bergamo, nonostante evidenti sintomi e nonostante un unico tampone con esito negativo, mentre di prassi ne occorrono due. La gestione è stata fatta dall'azienda, che ha monitorato dal primo momento e ha fatto tutte le valutazioni del caso. Certo è che io sin dal primo momento ho chiesto che venisse creato un isolamento, un catenaccio di sicurezza a tutta la struttura.
Adesso una notizia cronaca che arriva da Rivisondoli: è finito con l'auto contro un palo della luce ed è morto in ospedale. La tragedia si è registrata nella tarda serata di ieri, è morto un veterinario di 58 anni del posto, Vincenzo Troiano. Stando alle prime informazioni avrebbe fatto tutto da solo attorno alle 23.30 di ieri, si trovava nei pressi della sua abitazione in paese a bordo dell'auto. Per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro un palo. Sono stati i familiari ad allertare il 118, inutile la corsa all'ospedale di Castel di Sangro dove l'uomo è morto poco dopo. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Castel di Sangro, la procura della Repubblica di Sulmona ha aperto un fascicolo riconsegnando la salma ai familiari dopo la prima ricognizione cadaverica. Proseguiamo adesso con il nostro telegiornale, torniamo all'emergenza coronavirus. Sono aumentate molto le richieste di aiuto dirette alle Caritas da parte di tanti che sono stati messi in difficoltà dalla pandemia. Il direttore della Caritas diocesana di Pescara Penne, Don Marco Pagnello, lancia l'allarme povertà illustrando le iniziative messe in campo per fronteggiare la crisi. Ascoltiamo l'intervista che è andata in onda in diretta questo pomeriggio nel TG delle ore 14, realizzata da Paolo Renzetti. Questa è la sala, il refettorio dove quotidianamente vengono a mangiare decine e decine di persone che non hanno davvero possibilità, tanti poveri che voi assistite in tutta la provincia di Pescara. Ovviamente Don Marco, in questo periodo di emergenza sanitaria i pranzi non si svolgono qui, voi preparate i pasti che poi vengono portati all'esterno, pranzi da asporto. Sì, in questo momento forniamo più di 250 pasti. Pasti a pranzo e 150 la sera, questa è la media, perché qui afferiscono non solo i poveri ma anche tutte le richieste che i comuni accolgono, il comune di Pescara e il comune di Monsilvano, che poi attraverso la protezione civile o i volontari vengono portati a casa. E qui in questo refettorio pranzano solo in 40, che sono i 40 poveri che accogliamo qui nella cittadella, ai quali abbiamo chiesto però di non uscire, di non lasciare lo spazio, altrimenti sarebbero stati costretti poi a non rientrare. Voi collaborate con il Banco Alimentare Abruzzo Molise e poi con tantissime aziende che sono al vostro fianco e donano a voi quotidianamente i generi di prima necessità. In queste ore registriamo anche il singolo cittadino, il singolo fedele che viene a portare qualcosa, così come c'è da segnalare in queste ore la tanta generosità da parte anche di persone che non vogliono essere nemmeno ringraziate o segnalate. Tante iniziative avete messo in campo in questo periodo, ce n'è una davvero che ha poche ore di vita, il salvadanaio della solidarietà. Vogliamo spiegare cos'è questo salvadanaio? Spero tra poco, quando finirà l'emergenza sanitaria, entreremo in un'emergenza un po' più lunga, con numeri diversi sicuramente, ma più lunga, che sarà l'emergenza sociale, perché tante sono le famiglie che rischiano di rimanere escluse dal circuito del lavoro, tante sono le persone che rischiano di non rientrare appunto nel mondo del lavoro. C'è un IBAN sul quale poter versare, diverse modalità per poterlo fare. Io vi invito ad andare sul sito della Fondazione Caritas, della Caritas Diocesana di Pescara Penne, lì trovate tutte le indicazioni. Ci avviciniamo alla Settimana Santa, quella di domani sarà la Domenica delle Palme, una Settimana Santa diversa dalle altre, non era mai accaduto. Non ci potranno essere funzioni, non ci sarà l'Eucaristia, non ci saranno le confessioni. Questa è una settimana particolare, per una settimana il centro dell'anno liturgico, il centro della nostra fede, perché contempleremo ancora una volta come Cristo venuto sulla terra è morto per risorgere, soprattutto per dare nuova vita, nuova speranza a tutti noi. E quindi nelle parrocchie ci saranno i parroci a celebrare per
conto è per nome di tutte le comunità, non si può partecipare naturalmente, però tanti sono i modi attraverso i quali le parrocchie, le comunità parrocchiali potranno seguire le celebrazioni. L'invito è anche qui a vivere nella fede, in famiglia, e accogliere questo momento per ciò che è. In questo momento ci è chiesto di rimanere a casa, in questo momento ci è chiesto di amare il Signore in spirito e verità. E voi nel giorno di Pasqua lavorerete regolarmente qui nella cittadella dell'accoglienza, anche nel giorno della risurrezione di Gesù Cristo, per aiutare queste persone? Anzi, ancora di più ci saremo, perché la nostra mensa, la nostra cittadella è aperta 365 su 365 giorni l'anno, quindi ci saremo e cercheremo di fare festa per quanto possibile. Andiamo nell'area Vestina. Contenuto nelle ultime ore il numero dei contagi, continuano le grandi azioni di solidarietà per affrontare l'emergenza coronavirus. Intanto è risultato negativo al primo tampone Nicola Spoltore, medico di base a Castiglione Messer Raimondo, positivo al Covid-19. Il presidente del comitato Salviamo l'ospedale di Penne si dice pronto a tornare in Valfino per aiutare i suoi pazienti. Sentiamo il servizio di Stefano Recanati. Con l'ordinanza numero 21, il presidente della regione Abruzzo Marco Marsiglio ha prorogato le zone rosse abruzzesi uniformandole alla scadenza nazionale del 13 aprile. I comuni sono Arsita, Bisenti, Castiglione, Messer Raimondo, Castilenti e Montefino in provincia di Teramo, Civitella Casanova, Erice, Farindola, Montebello di Bertona, Penne e Picciano nella provincia di Pescara, e pertanto gli spostamenti tra i comuni inseriti nella zona rossa possono avvenire esibendo solo il modello di autocertificazione predisposto dal Ministero dell'Interno, mentre i cittadini autorizzati ad uscire dalla zona rossa dovranno richiedere solo la proroga dell'autorizzazione già rilasciata dai comuni. I positivi al Covid-19 nel comune di Penne, dopo l'ultimo bollettino fornito dal Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell'Assessorato Regionale alla Sanità, sono 98, di cui 84 residenti. 20 sono i positivi a Civitella Casanova, 5 a Picciano, 7 a Farindola e Montebello di Bertona. Ai numeri dei contagi che cominciano a migliorare, ma per cui non bisogna abbassare la guardia, soprattutto in questo momento, ci sono anche i primi guariti del Covid-19. È il caso di Nicola Spoltore, medico di base in Valfino e che negli anni abbiamo imparato a conoscere per le sue numerose battaglie a capo dell'associazione Salviamo l'ospedale di Penne. Mi posso ritenere un fortunato, diciamo che non ho avuto mai grossi problemi anche durante la quarantena dal punto di vista sintomatologico, e per cui ho continuato la mia attività molto importante in questo momento per quanto riguarda la vicinanza ai pazienti che veramente hanno bisogno di un punto di riferimento. Sono terrorizzati, sono in alcuni casi ammalati, sintomatici, con febbre, quindi la paura è molto molto forte. Le polemiche adesso le lasciamo da parte, come sai bene, insomma, abbiamo lottato per il salvataggio dell'ospedale di Penne, di San Massimo, che si è rivelato tra le altre cose strategico sotto certi punti di vista, restando comunque un presidio molto importante anche per Pescara. Una volta che arriverà questo secondo tampone e le auguriamo la seconda negatività, è pronto a tornare sul campo di battaglia pur sapendo che Castiglione e la Valfina è una zona molto pericolosa adesso? Ma certamente il mio posto è questo. Io ho scelto 38 anni fa, 39 anni fa, mi sono laureato a Roma, ho scelto allora di fare il medico, e quindi oneri e onori della professione, il mio posto è lì, quindi io sono uno dei tanti che sarà lì a fare il proprio dovere. Oltre al lato prettamente sanitario, l'area Vestina si trova ad affrontare anche l'emergenza economica e sociale, un'emergenza che negli anni è stata sempre alla finestra dal 2017 ad oggi, causa frane, terremoti e nevicate. Dalla giornata di ieri sono cominciate le prime consegne delle derrate alimentari in molti comuni dell'area, i quali comunque hanno già attivato le modalità di accesso al bonus per far fronte all'emergenza coronavirus. Le misure variano da comune a comune, con priorità assoluta a quelle persone o famiglie che in questo momento non hanno reddito e che non percepiscono
percepiscono già altri sostegni. Le richieste possono essere reperite sui siti ufficiali dei comuni di appartenenza. Continuano inoltre le manifestazioni di solidarietà sul territorio vestino. Ieri la Protezione Civile di Penne ha consegnato un ventilatore polmonare al nosocomio San Massimo di Penne, che nei giorni scorsi aveva ricevuto un respiratore meccanico, grazie ad una raccolta fondi messa in campo dal Rotary Vestino Penne Loreto, a cui hanno partecipato tantissime associazioni, attività e privati. Mentre a Loreto Aputino, la raccolta fondi avviata dal Comitato Difendiamo Loreto per aiutare le persone in difficoltà sul territorio ha raggiunto quasi la cifra di 7.000 euro. Cambiamo provincia, ci spostiamo a Sant'Eusanio del Sangro. Non i buoni spesa, ma la spesa fatta direttamente dal comune e consegnata a domicilio. E questa è la scelta dell'amministrazione comunale per evitare lungaggini burocratiche e assembramenti in municipio e nei negozi. Vediamo il servizio. Pacchi con pasta, biscotti, latte, formaggio, zucchero, caffè e ancora carne, riso, olio e persino le bombole di gas nelle case in località di campagna non raggiunte dalla rete metanifera. Tutto consegnato a domicilio. L'amministrazione comunale di Sant'Eusanio del Sangro ha deciso di non fare buoni spesa, ma di fare direttamente la spesa e portarla alle famiglie che ne hanno fatto richiesta. In tal modo, spiega il sindaco Raffaele Verratti, abbiamo ridotto i tempi della burocrazia ed evitato gli assembramenti nei vari negozi e negli uffici comunali. Abbiamo abbattuto quella che è la burocrazia a livello documentale e chiaramente anche gli affollamenti davanti agli esercizi, sia all'esercizio comunale che chiaramente ai punti vendita dei nostri supermercati. Facendo così abbiamo evitato tanti andate e ritorno e chiaramente le persone di cui hanno bisogno e devono usufruire di questi sostegni li abbiamo recapitato direttamente a casa quella che è la spesa. All'interno della spesa c'è acqua, beni di prima necessità, pasta, riso, carne, latte, biscotti, tutto ciò che chiaramente una famiglia ha bisogno. Adesso a distanza di 15-20 giorni vediamo se abbiamo bisogno di un ulteriore giro e chiaramente tutti quanti hanno un recapito del comune, chiaramente un recapito mio del sindaco. E per Pasqua nuovo giro, ma stavolta solo per i bimbi bisognosi e anziani soli. Non mancheranno uova di cioccolato e omaggi floreali. Dopo la giornata di sciopero dello scorso 29 di marzo, la Filcams CGL Abruzzo e Molise si prepara ad un altro aprile di scioperi all'interno del settore commercio, proseguendo così la sua azione di protesta contro le aperture selvagge e l'insensibilità, scrivono in una nota, delle istituzioni alla sicurezza dei lavoratori del commercio. Le giornate sono quelle di domenica 5, domenica 12, aprile, che è anche Pasqua, poi lunedì dell'Angelo il 13, domenica 19 e domenica 25 aprile, un'altra festività, poi il 26 di aprile e infine il 1 maggio del 2020. Sono tante le regioni che hanno già previsto la chiusura dei negozi nelle domeniche, scrive Lucio Cipollini, il coordinatore regionale della Filcams CGL Abruzzo e Molise. Queste regioni sono Lazio, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna, Calabria, Sicilia e Sardegna. Bene ha fatto il comune di San Salvo, che ha già previsto con una ordinanza del sindaco la chiusura per i giorni 5, 12 e 13 aprile, scrive ancora la Filcams CGL. Ci aspettiamo che il governo, i presidenti delle regioni o gli altri sindaci di Abruzzo e Molise ci diano una risposta, conclude Cipollini, ribadendo le giornate di sciopero per l'intero turno di lavoro, il 5, il 12, il 13, il 19, il 25 e il 26 di aprile e il 1 di maggio. Cambiamo argomento, ora lo sport. Lunedì assemblea di Lega di Serie B per discutere dei provvedimenti che possano salvaguardare i club sotto il profilo economico e vagliare ipotesi di ritorno in campo. Il difensore del Pescara Del Grosso predica prudenza, va garantita la salute e prima di tornare in campo serve una nuova preparazione, dice. Ascoltiamolo.
Il mondo del calcio ai vari livelli continua a interrogarsi faticosamente sulle incognite di questa stagione sportiva, in pausa forzata, senza le necessarie garanzie circa la ripresa. Faticosamente perché con la pandemia ancora in corso, per quanto ci siano dei piccoli segnali incoraggianti, è davvero difficile fare previsioni. C'è da gestire l'attualità più stringente, in particolare sul fronte economico, il pagamento degli stipendi, magari avvalendosi della cassa integrazione, e poi delineare ipotesi per la conclusione del campionato, cosa per certi versi necessaria per evitare il tracollo economico di tanti club, anche a costo di spingere la stagione fino a tutto il mese di luglio. Argomenti che saranno sul piatto lunedì mattina, quando tornerà a riunirsi l'assemblea di Lega di Serie B attraverso la piattaforma online, che permetterà la presenza in videoconferenza dei rappresentanti delle società e del presidente Balata. In quella sede si discuterà delle risultanze dei tavoli aperti con la federazione e con altre componenti, dove la Lega ha portato proposte economiche e organizzative per la salvaguardia della categoria e del sistema, sempre nel rispetto della tutela della salute, delle prescrizioni dettate dal governo e delle autorità medico-scientifiche. Su alcune ipotesi era intervenuto anche il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, che sul sito TuttoB ha dichiarato: dobbiamo attenerci ai dettami dei medici, taglio degli stipendi, servirà buonsenso da parte di tutti, c'è bisogno che ognuno di noi faccia qualcosa per salvaguardare il sistema calcistico. La spalmatura? C'è il rischio di rovinare due campionati al posto di uno. In tema di calcio giocato, ha detto la sua uno dei più esperti della squadra biancazzurra, Cristiano Del Grosso, che ha rivolto un pensiero anche a Bergamo, avendo giocato in Serie A con la maglia dell'Atalanta. Ce l'ho nel cuore come città, mi dispiace, mi sono venuti i brividi, insomma, vedere certe immagini. È il problema un po' di tutti, ecco, vedere Bergamo così forte, così bella in ginocchio, è stato brutto, diciamo così. Però il mio parere è che uno può anche continuare a finire il campionato, perché è giusto che sia così, poi alla fine, però a noi giocatori ci devono dare un tempo, ci devono dare una preparazione, ci devono ridare una quotidianità che fino a che non abbiamo più. E il giocatore, quando sta fermo un mese, è da ricostruire psicologicamente e fisicamente, quindi è inutile che quasi si possa dire e si continui a dire sì giochiamo porte chiuse di qua di là, sì ma che uno spettacolo che non ha, cioè lo spettacolo si deve preparare, si deve ripreparare, si deve riaffrontare una preparazione mentale e fisica, perché tornare al Poggio, allenarsi, avere una partita di domenica, sinceramente io non ci vedo, non è calcio. Il mio pensiero è quello di riprepararsi per finire un campionato in modo dignitoso, in modo vero, in modo serio, ma proprio per rispetto nostro, per rispetto dei tifosi, per rispetto della gente, che se si ritorna a rivedere uno spettacolo come il calcio, che magari farebbe anche bene dopo un periodo di merda in questo modo, però deve essere un calcio vero. E qua ci sono squadre che si giocano promozioni e retrocessioni, quindi che sia una cosa seria, credibile, questo è il mio parere. È tutto anche per questo appuntamento con il TG6, io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento con la nostra programmazione. Una buona Domenica delle Palme.